Quando mi è stata proposta l'iniziativa dalla dirigente Valeri e dal professor Di Sabatino, ho entusiasticamente accolto l'iniziativa stessa e ho voluto dare un segno tangibile insieme anche con l'assessore alla cultura, l'assessore Core, alla manifestazione concedendo gratuitamente il teatro comunale, perché penso che sia proprio questo il senso ultimo di questo tipo di operazioni. Il talento è sempre insito dei bambini, il talento però spesso rimane nascosto, rimane sotterraneo, e la scuola ha il compito proprio di tirarlo fuori, di farlo affiorare. E quindi queste iniziative di questo genere, che hanno in sé proprio l'intertestualità come tratto caratterizzante, perché comprendono diverse materie e diverse competenze, che diventano competenze trasversali, hanno il merito proprio di talvolta di individuare dei talenti che spesso altrimenti rimarrebbero nascosti. Quindi la creatività è proprio un tratto, diciamo, fondamentale della scuola, soprattutto di questi livelli scolastici, perché la creatività affiora quando i bambini sono più piccoli e poi diventano talenti per la vita. Quindi complimenti vivissimi veramente a tutto l'istituto scolastico. Allora, il progetto di Teramum è un progetto che nasce nell'ambito del finanziamento del Piano delle Arti, con anche i fondi che la scuola ha messo a disposizione, essendo polo artistico performativo. È un'operina inedita, che vede il concerto di diversi partner importanti. Intanto il Conservatorio Braga, la cui classe di composizione ha ideato parte delle musiche insieme al docente dell'indirizzo musicale della Zippilli, il professor Palladini, lo scenografo, il professor Mauro Di Giuseppe, che appunto ha ideato le scenografie, la direzione dell'orchestra Braga e dell'orchestra delle classi di strumento dirette dal maestro Gemmuini, oltre al liceo coreutico che ha contribuito a parte delle coreografie. E i protagonisti sono però i bambini della scuola primaria Noi Luci dei Michelessi e gli studenti della scuola secondaria Zippilli. È un'attività pensata, il testo ideato dalla regista Eglis Potorno nasce da un'attività laboratoriale, curricolare, volta ad accrescere la consapevolezza e l'identità dei nostri alunni. E quindi non è un lavoro così che va ad aggiungersi, ma è parte del contributo proprio dei nostri piccoli protagonisti. La sera del 3 di dicembre, con il patrocinio del comune che ovviamente ringrazio, sarà messa in scena questa opera inedita Teramum. Ok, allora questo progetto è molto importante perché si colloca nell'ambito del piano triennale delle arti, il piano cioè che il Ministero ha pensato e realizza ogni anno attraverso dei bandi annuali, appunto degli avvisi annuali, per attuare le linee di indirizzo contenute nel decreto 60, decreto legislativo 60 del 2017, attuativo della legge 107. La legge 107, come sappiamo, è intervenuta a riforma della scuola per farla diventare una buona scuola, colmando quelli che secondo appunto i legislatori erano gli aspetti che nella scuola italiana sono ancora da sviluppare, non erano stati comunque adeguatamente sviluppati, e tra questi la creatività, intesa come diciamo, la padronanza, l'acquisizione di un pensiero divergente, di un pensiero flessibile, volto a trovare, che consenta di trovare soluzioni inedite a situazioni nuove, a problematiche nuove, quali sono quelle che la nostra società ci presenta quotidianamente, è un ritorno sostanzialmente alla storia, alle nostre origini, all'identità.
un'identità del nostro popolo, un'identità che purtroppo nel tempo si è andata un po' perdendo, proprio forse per una mancanza di incisività nel percorso educativo culturale che è stato proposto ai nostri studenti. Allora, quindi questi sono i due aspetti fondamentali del piano delle arti, perché favoriscono proprio un ritorno alla storia, alla nostra cultura di stampo prevalentemente umanistico, all'arte che connota la nostra storia e la nostra cultura, ma con un occhio alla creatività, cioè nel senso, proprio come dicevo prima, di sviluppo del pensiero divergente. Quindi questo progetto si inquadra in questo scenario e sviluppa mirabilmente quelle competenze che è appunto già definite a livello europeo, che sono appunto la creatività, quindi innovazione e creatività, ma anche la consapevolezza di una cittadinanza attiva, consapevole, responsabile e spesa all'interno del proprio contesto di appartenenza, del proprio contesto territoriale.